In questo video, dal titolo molto incoraggiante, ti spiego come conquistare una ragazza anche se sei brutto e senza soldi. Non sono qui per rifilarti formule magiche che in 448 risolveranno tutti i tuoi problemi sentimentali e sessuali. Non sono il classico fuffaguru, fanfarone, truffatore che ti vende il suo metodo infallibile per rimorchiare. Sono il primo a dire che nessun metodo è infallibile. Non ti prometto la luna nel pozzo, ma posso assicurarti che se seguirai le indicazioni che troverai andando avanti in questo video e ti impegnerai seriamente nell'applicarle, la tua vita migliorerà e sarai più felice. Perché un uomo senza una donna non potrà mai essere felice quanto uno che ce l'ha. Ricordati che non sono qui per fotterti, al contrario, sono qui per farti fottere. Se ancora non mi conosci, io sono RD e sono un formatore e consulente della seduzione, presente sul web con rimorchiadonne.com dal 2008. E la mia missione di vita è quella di aiutare gli uomini ad avere maggiore successo con le donne. Se ancora non mi segui, ti consiglio subito di iscriverti al mio canale Rimorchia Donne e di attivare le notifiche per non perderti i nuovi video che pubblico settimanalmente dedicati alle tecniche di seduzione più efficaci per avere successo con le ragazze. Ho deciso di fare un video sull'argomento come conquistare una ragazza anche se sei brutto e senza soldi perché ultimamente ho ricevuto più di un feedback da parte di ragazzi che si lamentano perché pensano di essere brutti e che purtroppo non hanno un euro nemmeno per cecarsi un occhio e per questo non scopano. Per esempio l'altro giorno un ragazzo mi ha scritto: per le chat devi essere bello altrimenti lascia perdere. Il problema è che le chat, i social, ci sono le foto e se sei brutto non ha senso andarci. Io in 20 anni mi sono iscritto in tutte le chat possibili e non ho conosciuto nessuno perché sono brutto e le donne non mi hanno mai considerato. Mi dispiace dirlo, ma la bellezza è alla base di tutto. Fatevene una ragione. Posso assicurarti che non è vero che la bellezza è alla base di tutto. E poi se in 20 anni in chat non hai cavato un ragno dal buco, evidentemente hai commesso degli errori. Se fai sempre le stesse azioni, otterrai sempre gli stessi risultati. E per cambiare risultati bisogna cambiare azioni. Sicuramente se uno è bello e facoltoso ha delle armi in più che aiutano nella seduzione. Per carità, non sono qui a raccontare stronzate, ma non sono determinanti e fondamentali, anche perché se così fosse, solo gli uomini belli e ricchi potrebbero permettersi una donna, ma invece non è così. Se ti guardi intorno nel mondo, ci sono tanti uomini brutti che hanno come partner donne bellissime e non sono nemmeno ricchi. Ci sono anche uomini che sono belli ma che hanno problemi nel relazionarsi con il gentil sesso. È come se conosci una ragazza bellissima ma caratterialmente è un'encefalitica oca deficiente e per quanto possa essere bella non è compatibile con te e magari ne conosci un'altra meno bella ma con cui hai un'empatia, un feeling, una compatibilità caratteriale, una chimica che va a creare una simbiosi perfetta e va a sopperire il fattore estetico. Tutti quanti abbiamo dei difetti e tutti quanti abbiamo dei pregi. E se si vuole conquistare una ragazza, ad esempio su Instagram, e mettiamo che la natura non è stata particolarmente generosa con te, è necessario fare leva su altre caratteristiche maschili da cui le donne sono terribilmente attratte, come l'umorismo, il carisma, l'intraprendenza, l'intelligenza, l'essere un uomo dinamico che ha delle passioni. Mettiamo per assurdo che la tua faccia è simile al buco del culo di un babbuino con le emorroidi. In questo caso eviterei selfie in primissimo piano e metterei in evidenza le tue qualità. Uno scatto mentre svolgi il tuo lavoro, oppure uno scatto mentre svolgi il tuo hobby preferito, che può essere il calcio, il nuoto, il tennis o il ciclismo. Ovviamente questi sono degli esempi per farti capire che puoi strutturare i tuoi contenuti su Instagram in modo tale da renderti interessante ed attraente per le donne, anche se non assomigli a Brad Pitt. Magari se sei un po' in sovrappeso non puoi mettere una foto a dorso nudo. Se per esempio hai il nasone, eviterai i primi piani, ma è possibile, come appena detto, creare degli ottimi scatti da pubblicare sul tuo feed Instagram in maniera tale da valorizzare i tuoi punti forti. In ogni caso nella vita si può sempre migliorare.
Se per esempio sei grasso, non risolverai mai il tuo problema lamentandoti del fatto che sei ciccione, e questo ti comporta un abbassamento del tuo livello di autostima che si ripercuote nei tuoi rapporti con le donne. Puoi trasformare il tuo corpo con l'esercizio fisico e una sana alimentazione. Certo, non è semplice, ma con l'impegno tutti possono riuscirci. Ricordati che se non hai tempo per la salute, dovrai trovarlo per la malattia. Grattiamoci le palle. E la stessa cosa vale per il lato economico. Se in questo momento della tua vita sei al verde, devi darti da fare e cominciare anche dai lavori più umili per iniziare a lavorare e guadagnare. Non servono miliardi per conquistare le donne, basta uno stipendio nella media per far fronte alle spese che comporta la seduzione. La situazione in cui ti trovi adesso non dipende dagli altri, ma da te. E lamentarti senza agire per trovare una soluzione ai tuoi problemi non ti porterà da nessuna parte. Bill Gates un giorno ha detto: se sei nato povero non è colpa tua, ma se muori povero è colpa tua. Se sei d'accordo con quello che ho detto in questo video, metti like. Se invece vuoi esporre il tuo punto di vista e pormi una domanda, scrivimi pure nei commenti. Sarò felice di risponderti. Non dimenticare di iscriverti al mio canale e di attivare le notifiche per non perderti i prossimi video dedicati al mondo della seduzione. Se vuoi approfondire l'argomento rimorchio su Instagram, puoi scaricare gratis il report contenente le 7 strategie per conquistare ragazze su Instagram. Trovi il link per scaricare il report in descrizione se stai guardando questo video su YouTube o Facebook, o nella bio se lo stai guardando su Instagram.